quale vi riferite? Allora, buongiorno a tutti. Lo psicologo del lavoro è un punto di vedere al servizio dell'azienda, quindi principalmente ci occupiamo di aziende, organizzazioni. Chiaramente lo psicologo si occupa anche di performance, carriera, selezione e cambiamento. Cambiamento sia nella carriera ma anche personale, nelle proprie competenze e quant'altro. Questi sono gli ambiti di interesse principali, quindi la performance e la valutazione del personale, la motivazione, il benessere organizzativo, la gestione anche dei conflitti, i profili professionali, i mestieri, il mercato del lavoro, processi di organizzazione del personale, cioè come è possibile migliorare l'organizzazione del lavoro per aumentare la performance, la ricerca e la selezione del personale, che è un altro ambito dove spesso lavorano gli psicologi, hanno anche un vantaggio a mio avviso competitivo sugli altri professionisti, e chiaramente la formazione e l'aggiornamento. Aggiungerei anche un ambito, diciamo, che in Italia ultimamente sta muovendo i primi passi, mentre all'estero è già molto sviluppato e rappresenta molto la psicologia, che è quello della comunicazione e del marketing. Perfetto. Di quali strumenti vi servite nel vostro ambito applicativo? Ok, gli ambiti e gli approcci sono tanti, quindi gli strumenti e le strategie sono a loro volta molti. Faccio vedere qualche scheda. Questa ad esempio è una semplice scheda di rilevazione di dati di un colloquio di lavoro, dove ho tutta una serie di parametri di valutazione della persona, dal modo di presentarsi alla motivazione di interesse nei confronti del lavoro, e vado a riassumere con un giudizio complessivo o se il candidato è idoneo, adeguato o inadeguato per quel determinato profilo. Gli strumenti sono tanti, perché lo psicologo del lavoro chiaramente fa colloqui, ma fa anche molto assessment di gruppo, quindi ad esempio serve anche una certa metodologia per chiaramente garantire l'efficacia dell'assessment di gruppo. Quindi per ridurre al minimo la discrezionalità chiaramente bisogna utilizzare degli approcci, delle metodologie molto rigorosi. Qui ad esempio vediamo proprio una scheda che riassume le variabili da osservare nei diversi candidati appunto nell'assessment di gruppo. Altri strumenti, chiaramente la testistica è specifica per l'area lavorativa e organizzazione. Addirittura molti test, ad esempio il Big Five, che è uno di quelli più utilizzati nell'ambito della selezione, ha una taratura specifica proprio nell'ambito del lavoro dell'organizzazione, perché chiaramente c'è un'alta desiderabilità sociale quando si vuole candidarsi per una certa posizione lavorativa, quindi tutti dicono arrivi sempre in orario, certo arrivo sempre in orario, non rispondi mai male al superiore, no mai, io sono una bravissima persona, quindi chiaramente ci sono anche degli accorgimenti pedagogici su questi strumenti. Il vostro ambito? Allora, gli ambiti di applicazione sono tantissimi, come abbiamo potuto vedere. I giovani possono lavorare sia nelle agenzie per il lavoro, quindi come le agenzie interinali, società di intermediazione personale, in società di formazione, enti di formazione, ma anche all'interno di aziende che hanno un ufficio del personale che quindi si occupa di formazione, di stipendi, di gestione del personale, aggiornamento e quant'altro. Gli ambiti sono veramente tanti e spesso poco conosciuti dagli psicologi. E dove operate in concreto? Io come professionista lavoro a Pescara, ho uno studio professionale, ma chiaramente collaboro con